Sì, io leggo adesso quando lavoro più purtroppo riesco a leggere circa un libro al mese. La tipologia è variabile, vado dai classici fino ai libri divertenti. Ecco, per me libri divertenti, per esempio, non so, leggere le biografie dei calciatori, qualche gialletto di Malvaldi, così. E poi anche per lavoro sono costretto, insomma, io insegno lettere, per cui devo anche ripassare qualche classico, perché purtroppo scendono, la memoria scende e bisogna essere precisi con i ragazzi per farli innamorare della lettura. Realtà io avevo cominciato a scrivere insieme ad altri hobby, cioè non era l'unico hobby mio, insomma. Poi l'età porta ad una sottrazione successiva, per cui, per esempio, ho dovuto abbandonare, beh, si vede dai capelli, no? I capelli bianchi, si smette di fare sport, si smette di suonare la chitarra, di andare in giro a cercare di diventare una rockstar, e piano piano, insomma, per l'età mia, la scrittura è praticamente l'unico hobby, però ne avevo altri, insomma. Anzi, mi servivano per leggere alcune cose della vita che poi ho messo giù nei miei lavori. Faccio questo, cioè avere hobby, vedere tanta gente, fare tante cose, serve poi come ispirazione per scrivere. Per chi non scrive diari, serve, insomma, scrivere romanzi che abbiano riferimenti a tutte quelle cose che uno ha visto e ha fatto, perché io non scrivo di cose che non ho visto, io scrivo di cose molto concrete, ecco. È sempre un po' difficile parlare di sé, eh? Più o meno provo a riferire quello che mi dicono gli altri e quello che sento magari di avere io. Che è quello che sento di avere. Beh, innanzitutto bisogna dire che io sono uno scrittore dilettante, perché anzi ho anche un po' di pudore a definirmi scrittore, perché insomma gli scrittori sono altri, ecco. I miei punti di forza sono probabilmente che vado a pescare in una realtà che gli altri non considerano tanto. Per esempio, io sono di Ferrara, credo di avere messo la parola estense su 10 romanzi, 12 che ho scritto una sola volta, per dire che non mi sopporto, che non sopporto la celebrazione degli estensi. Forse un punto di forza o di debolezza per qualcuno è la concisione, cioè lo scrivere sul corto. Io posso dire che i miei romanzi sono racconti lunghi. Arrivano 200.000, 300.000 battute al massimo. Il mio libro non può impegnare un mese, il mio libro dovrebbe essere bevuto in un paio di serate. Ed è questo il complimento che spesso mi fanno, cioè di riuscire a creare una suspense, un interesse che porta a leggerlo in fretta, a leggerlo in tre viaggi di treno, a leggerlo in una mezza serata, insomma, senza staccarsi. Qualcuno mi accusa anche di averlo fatto andare a letto molto tardi per vedere la fine, ecco. Beh, Minus Abens parla di una storia, come dicevo prima, no? Io parlo di quello che so e di quello che vedo. Parla di una vecchia professoressa di latino che non si rassegna ad avere qualche problema, non solo fisico, ma anche mentale, insomma, leggero però, e della sua badante, che lei si ostina a chiamare infermiera perché non sopporta di essere badata. Ed è praticamente quello che avviene nei romanzi con il mentore, ecco. In maniera molto simpatica, comunque, la professoressa di latino introduce nel nostro paese, nelle nostre usanze, usando anche le sue armi di latinista e quindi le sue conoscenze storiche, questa ragazza molto intelligente, il cui fidanzato è il Minus Abens.
Ecco, la cosa interessante secondo me di questo romanzo è proprio questo qui, la parte, come la professoressa definisce il fidanzato cattivo, ovviamente, della badante, perché non c'è nessuna sfumatura razzista. È minus habens perché è ignorante, secondo lei, perché capisce poco, non perché è, e poi diremo, la nazionalità. Quindi, secondo me l'interesse, poi uno scrive gialli perché normalmente ecco un altro punto che mi dicono sempre, ma in realtà tu scrivi gialli ma scrivi altre cose, in effetti questa è una. Come tu ben sai, i contratti editoriali scadono, no? E a volte vorresti fare sopravvivere qualche tuo lavoro. E quando lo riprendi in mano, in realtà ti accorgi che a distanza di 3 o 4 anni, di 5, di 6, la rivoluzione opera quasi completamente. Il motivo c'è, non mi piace il fatto di non poterlo revisionare, di non avere qualcuno molto spesso con il quale discutere della parte formale, perché la parte formale è sempre rivedibile. Io mi accorgo, nonostante il lavoro che faccio e l'attenzione che ci metto, e la cosa sta peggiorando purtroppo anche con il calare della vista, che la parte formale ogni tanto mi sfugge, mi sfuggono alcuni errori, mi sfugge. E un'altra cosa è un po' il vizio del perfezionismo che mi porta a non essere mai contento del tutto. Bene sia, infatti io faccio i concorsi per quello, bene venga, ben venga il fatto che ad un certo punto mettono una scadenza, se no diventerebbe il romanzo infinito, rimarrebbe lì il computer, non fa niente, insomma. Adesso un'idea precisa ovviamente non ce l'ho. Io con Darmster ho fatto, l'anno scorso ho pubblicato L'ora del pi greco, no? È proprio per il fatto che i miei romanzi non sono mai cruenti. La parte, diciamo, ovvio che nei romanzi, nei gialli c'è sempre un morto, uno o più morti, e prima arrivano meglio è per il lettore. Però non immagino mai copertine in cui paiono coltelli e pistole. Immagino magari un ambiente di quelli che sono descritti nel romanzo, un ambiente significativo. Per esempio, lì una scena molto, secondo me, significativa si svolge al cimitero della Certosa di Ferrara. L'anno scorso mi hanno messo in copertina delle volte perché si capiva che era significativa per il romanzo, sarebbe carino anche in questo caso mettere uno scorcio del nostro cimitero. So che parlare di cimitero è una cosa che può anche non piacere, ma da noi il cimitero di Certosa posso dire è bello, cioè è monumentale ed è un luogo particolarmente significativo per la città di Ferrara. Secondo me c'è qualcosa di particolare nell'intreccio. Ovviamente bisogna fare un po' lo slalom per riuscire a dire questa cosa senza raccontare niente della trama. Però diciamo che i colpi di scena sono un po' tracciati, disegnati con il metodo delle scatole cinesi. Quindi ce ne saranno 2000 di gialli scritti così, però credo che quella parte lì mi sia particolarmente riuscita. È durissima questa domanda, no, non riesco a fare un nome. Direi però tutti i romanzi con il mentore, cioè dove esiste un personaggio che guida il protagonista, che a volte assume il ruolo di protagonista. Adesso, vabbè, fare degli esempi risulta particolarmente immodesto, però non so, nel Conte di Montecristo, Gandalf, nel Signore degli Anelli, cioè questi personaggi che fungono da guida, assumono il ruolo di guida.
Allora, quella prima credo che fosse la più cattiva. Allora, guardi, il concetto di competizione nella musica e nell'arte è un concetto un po' relativo, cioè è un concetto un po' sfuggente. Ovviamente io non ho letto i libri degli altri concorrenti e immagino che probabilmente se li leggessi troverei anche la giustificazione per dire merita qualcun altro oppure merita il mio. Per vincere, se la storia cattura l'interesse, cattura per esempio un elemento di attualità, per esempio questo qui della solidarietà tra gli anziani residenti nel nostro paese, cittadini al 100% e gli stranieri in arrivo, scopre questo elemento che mi pare di grandissima attualità, probabilmente può avere qualche punto in più, però chiaramente non avendo la misura degli altri. Poi, come le dico, io sono un perfezionista, per cui non sono mai contento. Se viene un buon risultato, molto bene, ma credo che poi, in ogni caso, lo passerei ancora in rassegna per cambiare qualche frase, per aggiungere qualche termine, per correggere. Insomma.